sempre nella Tata Car. Ci sono 700 gradi all'ombra. Ci sono 7000 gradi. E qua c'è il sole. Non va il condizionatore, siamo in autostrada con i finestrini aperti, ovvio. Per il risparmio energetico. La situazione a Vesciche è, direi, abbastanza ancora controllabile. Siamo ancora in piano e ne hai già due. Siamo in questo momento al punto numero 8 di Start Romagna e stiamo per prendere l'autobus che da Forlì ci porterà a Premi il Culo, il Fascio Express. Allora c'è Aldo Moro che va in delegazione col governo italiano, per cui c'è anche Andreotti, la Malfa e altre persone, dai Batussi, no? Allora i Batussi si presentano in delegazione tutti nudi, altissimi, e allora gli fanno: piacere, siamo i Batussi, lei chi è? Io sono Aldo Moro. Ma che è Aldo Moro? Sei pazzo e biondo, sei. Allora, buonasera. Ehi, ciao amici. Sono le 6:30 di sera. Perfetto, direi che il sole sta calando e abbiamo appena imboccato il sentiero giusto. In pratica noi siamo saliti su per un monte, siamo arrivati sopra e non c'era niente. No, forse è meglio di no. Ci siamo resi conto che il sentiero era sbagliato, siamo tornati giù da quel monte e stiamo prendendo adesso il sentiero che in teoria è quello giusto. Bene, a quest'ora col sentiero giusto saremmo potuti essere, che ne so, stravaccati nel bivacco, coi piedi a mollo in una cosa d'acqua, una tazza di tè caldo, una zuppetta, due spaghettini e Troia e Blackjack. Invece no. Invece qua. Adesso stiamo qua che la verità dovete sapere. Andiamo, rischiamo di trovarci a camminare nel bosco col buio. E la verità dovete saperla un attimo. E a prossimi aggiornamenti. La vita non può essere solo tutta rose e fiori, gioie e amori, ma anche dolori e sofferenze. No.
Buongiorno a tutti. Allora, Alberto, se ci fa il resoconto della serata. Il resoconto della serata, praticamente abbiamo fatto una salita impossibile. Abbiamo fatto 2 ore in silenzio perché non si riusciva a fare altro. Adesso siamo al bivacco Fratta, dove ci siamo appena svegliati dopo aver dormito lì. Adesso andiamo da quel pezzo di merda di Gigetto, Ginetto, com'è? Gigino. E andiamo a mangiare e poi c'è Simone, che come vedete è 2 giorni che si porta dietro quello lì. Non vi faccio vedere la vescica che ha sotto il braccio. Mamma mia! Perché è una cosa incredibile. Poi esatto, e adesso andiamo giù. Allora. Comunque... No, non hai fatto resoconto della serata, però. Esperienza bellissima. No, io voglio proprio resoconto crudo, nudo e crudo. Della serata. Allora, Giacomo ha vomitato 3 volte lungo la salita, si pensa per lo sforzo. Appena arrivati hanno vomitato a successione Campa e Carlo. Giacomo prima, l'ho già detto. Sì, ma io vomitavo da 2 ore. Dopodiché abbiamo mangiato una pasta. Contorno! E basta. Dopo una bella serata, bella seratina. Non abbiamo dormito male, però sì, insomma, bella seratina a stare dietro alla gente che vomita. A parte quello, tutto a posto. A me nessuno mi è stato dietro. C'è l'acqua buona. Ah, sì. Soprattutto si sospetta acqua avvelenata. Fidatevi di chi vi dice, ma è potabile? Sì, adesso torniamo giù e gli bruciamo la casa con i figli dentro. Però. Adesso dobbiamo andare. Ma è potabile quest'acqua? Non andare a mettere a fuoco fiamme... Quest'uomo ieri si è preso più mortacci che... C'è stata una giornata... Più ieri che in tutta la sua vita. Un po' Pasupio, adesso c'è una nuova X. Ah, Garaldi. Scusa, Garaldi. Chi? Inquadriamo la casa degli orrori. Queste le condizioni terribili. Senza luce, senza acqua, senza elettricità, senza niente. E il buon Bellini abbiamo dormito qui dentro, basta. Fatto il pranzo da Gigino, siamo stati adesso spiaggiati lì 3 ore. Adesso andiamo verso Santa Sofia, dove andiamo a fare il bagno praticamente in quelli che Ghera definisce il Grand Canyon dell'Appennino. Ora scopriremo cosa c'è veramente. In realtà è una pozzanghera che le cave di Grignano ci andiamo Ghera, tutti a meglio. Ha anche detto che è tutta in discesa. Oh, e quindi ci aspetterà una salita devastante. Sì, mi sono appena reso conto che ho lasciato dentro il cappello. In tutto questo abbiamo appena mangiato, speso 22 euro, però abbiamo mangiato come degli animali. Oltre ad aver mangiato abbiamo tutti cagato come degli animali. Madonna! E dopodiché ci siamo riposati, ma la cosa più bella di tutto questo è Simone, perché Simone è messo così sereno, sì, con le sue ciabatte, che Giacomo ha detto che se rompe le ciabatte poi io rompo. Bene, adesso proviamo ad andare a fare. Adesso andiamo al bagno, a fare il bagno che Ghera aveva detto essere appena qua giù, invece sono 10 km. Un uomo che dopo innumerevoli complimenti al Signore ha deciso di camminare scalzo sull'asfalto bollente alle 4:40 di pomeriggio. Belli questi upgrade però. Sì. Tra un po' toglie le calze anche. When all of your flaws and all of my flaws are laid out one by one, a wonderful part of the mess that we made, we pick ourselves undone. All of your flaws and all of my flaws, they lie there hand in hand. Ones we've inherited, ones that we learned, they pass from man to man. There's a hole in my soul, I can't fill it, I can't fill it. And there's a hole in my soul, can you fill it, can you fill it? You have always worn your flaws upon your sleeve, and
you've always buried them deep beneath the ground. Dig them out, let's finish what we started. Dig them out. Finalmente arrivati nell'ostello bello. A Santa Sofia. Io. Stanchi, morti, ci siamo fatti una doccia dopo quasi 48 ore di porcheria. Di docce con le salviettine umide. Di docce con le salviettine umide. Io stamattina mi sono lavato con l'acqua che ieri sera mi ha avvelenato. Allora, stiamo finalmente uscendo dall'ostello per andare a mangiare. Siamo vestiti come dei derelitti. No, quei due siete sono le ore 21:46. Ma cosa anche ghera? L'hai guardato ghera, fa cagare. Noi manteniamo. Allora, adesso mostreremo l'outfit di tutti. Ghera sembra. Allora, aspetta, partiamo da ghera. Il muratore. Ghera. Abbiamo una t-shirt del Brusatopa Life Festival di Santa Sofia. Ghera sembra un muratore. Poi io e Alberto devo dire che siamo quelli più presentabili. Ma sì, abbiamo un paio di braghe. Vabbè, io ho una maglia da basket di Kobe, delle braghe corte e le ciabatte entrambi. Sì. Anche Alberto. Ma perché in realtà siamo solo tutti pieni di vesciche. Esatto. E tutte sotto il piede. Io quindi odio. Mettersi le scarpe era impensabile. Io odio uscire in ciabatte, però le vesciche. Si fa di necessità virtù. E adesso andiamo a livello intermedio. Allora aspetta, abbiamo Carlo e la Giorgia. Carlo e la Giorgia. Allora Carlo ci regala la magliettina da calcetto strettissima che ha cercato di strapparsi per allargarla con pantaloni e infradito. Però, scusate, sembra quasi. Allora Carlo la parte sopra, la Giorgia la parte sotto. Cazzo, è vero. E anche la Giorgia tenuta molto. Anche la Giorgia, diciamo che non è proprio l'outfit con cui uscite voi ragazze la sera di solito. Io vado a fare aperitivo la domenica di solito uscita così. Ma ora Simone. Allora attenzione, secondo posto Simone podio, esatto. Allora ci regala lo scarpone da montagna perché il cretino si è dimenticato le ciabatte, i miei pantaloni da basket. E vabbè, e adesso palma del peggiore. Numero uno abbiamo Giacomo Sani. Questo uomo è uscito in pigiama praticamente. Peggione, ha detto che neanche in casa si veste. In caso sempre la camicia io. Vorrei dirlo. Guarda qua, gente, passa gente elegante, vabbè. Noi siamo lo schifo, il peggio della merda. Vabbè, e adesso stiamo andando proprio a mangiare in centro. Sì, siamo a Santa Sofia, sono le ore 21:48 e adesso se noi sembriamo i profughi appena arrivati in paese. Praticamente, poi col barbo un po' così, tutti, secondo me, ci cosa che sei sfigo. No, allora, c'è da dire a nostra discolpa che noi non eravamo venuti via pensando che ci fosse un momento da stare in mezzo alla civiltà, diciamo. Esatto. Quindi siamo attrezzati per fare schifo e schifo faremo. Fino in fondo. Tu fai schifo, io piaccio. Dai, fumatela. Buongiorno a tutti, bollettino medico del terzo giorno. Praticamente, piedi rotti. Abbiamo i piedi rottissimi. Tutti. E la Giorgia praticamente non cammina a una velocità superiore a quella di un lombrico zoppo. A quella di Simone, dai. Quindi stamattina ci siamo svegliati. È arrivato davvero Paolini dietro. E abbiamo optato per andare a prendere direttamente l'auto. Abbiamo mollato come il peggio. Esatto, anche perché possiamo dire che l'andare a letto alle 6 ieri sera. Sì, non è stata una bellissima idea. La sveglia alle 8, sveglia di una compilation di infinita. Dopo aver camminato 25 km ieri, siamo anche andati a letto alle 6. Quindi esatto. Vi lascio immaginare le condizioni di questa mattina. Perché le palle le abbiamo quadrate e ruspide noi. Però, insomma. No. Sì, però sentiero giusto. Ho solo bestemmie. E questa non la metti il beep. Va bene? Me ne frega un cazzo. Ok, mi sono sfogato. Possiamo andare.